Valentina, andate a casa. State lottando contro dei muri. Valentina è roba grossa. Sono poteri forti. Torna dai tuoi figli. Valentina, vai via. Andatevene. Lascia stare. Perdi le speranze. Fai la vita come la fanno gli altri. Questi sono i consigli di chi è stato avvisato, intimato, psicologicamente intimorito qui nella zona. Ma d'altronde il modus operandi di alcuni agenti che abbiamo già potuto ascoltare attraverso quella diretta è molto, molto basso. Nonostante la consegna di tutti gli atti, anche quelli che stamattina si credeva non si facessero depositare al tribunale, perché in realtà tramite PEC, posta certificata, sono stati depositati, nonostante questo, si sta credendo di operare con la paura. Quanto può essere legalmente valido o addirittura lecitamente giusto o addirittura eticamente corretto la auto in borghese di due con a bordo due agenti della Digos in borghese che beffeggiando ci fanno foto all'interno di una proprietà privata, un bar. Ma dove siamo arrivati? Ma cosa si pensa di ottenere? In questo momento stiamo per recarci in questura. Per mettere in conoscenza, se già non avessero controllato le poste certificate, di tutto il deposito atti riguardo alla condizione che va in rigetto e disconoscimento dell'udienza come cittadino italiano e affermazione di tutto quello che è stato dichiarato e messo agli atti del cittadino apolide. Noi prima di fare altre scenate, di dover produrre altre condizioni patetiche, non credo che il territorio sia il caso prenda ulteriori figure. E mi sto limitando. Quindi, siccome crediamo che ci possano essere delle persone più preparate, e che magari hanno bisogno soltanto di sapere, perché sono all'oscuro di questi atteggiamenti, non lo possiamo sapere. Vediamo. Tra poco ci recheremo in questura. Io ho già annunciato che stiamo per arrivare e vediamo che cosa accade. Dimenticavo. A chi crede che questa sia una lotta persa, anzi, che addirittura siamo dei folli perché stiamo disturbando. Io credo che dobbiate rivedere la vostra vita, perché se in questo momento pensate che tutto stia andando bene e quello che noi stiamo mettendo in atto sia il disturbo, anziché la possibilità di ripulire qualcosa, e allora vi consiglio di rivedere la vostra vita. Detto questo, questo detto, noi siamo pronti a tutto.